Siamo calmi. Piano, via. No! No, vabbè. Ragazzi, siete pronti? Il nostro ultimo colosso. Andiamo a vedere subito dove si trova. Non vedo l'ora. Da quella parte, però quella lì c'è il primo e da quella parte non c'è alcuna strada, quindi mi sa che dobbiamo fare il giro. Bene. Andiamo, Agro. Ecco, iniziamo sempre benissimo i nostri gameplay. Che salto abbiamo fatto, ragazzi? Che salto ha fatto Agro? Bene ragazzi, siamo arrivati e probabilmente la prossima serie dopo Shadow e la recensione ovviamente sarà God of War, sicuro, non ci piove, anche se probabilmente quando vedrete questo video sarà già iniziata quella serie. Ok, è qui. Dobbiamo fare questo. E infatti, eccoci. Ci si aprono le porte. Entriamo. Ci avviciniamo sempre di più verso lo scontro finale. Ce la facciamo secondo voi? Oh, quant'è? Secondo me possiamo. Possiamo fluttuare però, quello sì. Lì c'è stata una piccola singolarità e la gravità ha smesso di funzionare. Però questa cosa non è che sia propriamente corretta a gioco, eh. Io lo dico, però vabbè. Va bene, ci arrivavamo. Dobbiamo fare con Agro il salto come quello di prima. Facciamo sto salto. Agro? Agro? La facciamo a prenderlo al volo così? Sì! Che bello! Ce l'abbiamo fatta per una volta. Anzi, questa forse è la seconda. Però al volo così è la prima. Andiamo, facciamo questo salto. Toh, ti pareva. Tomb Raider? Che cosa... Ragazzi, si è buggato malissimo il gioco, ragazzi. Non ci credo. È questo bug? Ti prego, dimmi che sta registrando. No, è questo bug così? Che cosa succede? Non ci credo, ragazzi. Io non lo so, io... Ma... Ok, finisce qui la mia carriera da videogiocatore. Dopo aver distrutto così questo gioco, basta, non c'è nient'altro da fare. Non so. Ok, riproviamo. C'è stato un piccolo problema, a quanto pare, tecnico-tattico in tutto ciò. Non me lo sarei mai aspettato. È stato... particolare sicuramente, è perché il gioco si è emozionato che siamo riusciti a prendere Agro al volo alla prima botta e quindi si è emozionato il gioco e non ha retto l'emozione. Cosa possiamo farci? Normale. Agro, dai, ti prego, si è rotto, ragazzi, si è rotto il gioco, dai, via, ti prego, non ti buggare di nuovo. Parte 2. Ok, io vado dritto. Vai, tu da solo, vai tu da solo. E non c'è verso, non c'è verso, non c'è verso. Riproviamo, ragazzi. Ti prego, Agro. Dai. Prova a far fare da solo. Sì, senza toccare niente. Non la tocco la levetta. No, dai. Dai. Ah, così?
Agro? No. Dai. No, dai, povero. Dai. No, che tristezza. Io capisco che Agro non era perfetto. Capisco che più di una volta mi ha fatto urlare. Però no, non se la meritava una fine del genere. Povero Agro, dai ragazzi, che tristezza. Ci ha anche salvato la vita. Non so come sia potuto accadere, non era previsto che io arrivassi lì probabilmente. Neanche qui. Ma a noi piace così, prendiamo le scorciatoie. Sì, ok, sempre con questi salti che... Wow, sono un'emozione perenne. Bene, oh, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati finalmente all'arena dell'ultimo boss, il sedicesimo colosso. Un po' di suspense. Il sedicesimo colosso non è qui. Ecco, pareva. Il sedicesimo colosso. Un po' particolare, eh? Il sedicesimo colosso praticamente è un uomo in gonnella, un uomo col kilt. Con delle fiamme nel braccio che io spero di non testare, sinceramente. Cosa fai con la mano? Cosa fai con la mano? Mi chiami? No, mi spari, ti pareva. Ma è un colosso simpatico, guarda. Andiamo a nasconderci. E che cos'è? Cos'è di Iron Man? Infinity War? Vabbè, però io resto morto, no, non si alza. Wonder? Sta botta così. Ok, ragazzi, siamo già morti, in fin di vita. Ripariamo un attimo, recuperiamo la vita. Troppo piano, fa niente, andiamo. Ok, qui possiamo entrare. Madonna. Che ansia. Non lo so, io... Non riesci? No, ragazzi. No, non riusciamo. Ma carico? Non riusciamo. Quel punto non gli piace. Proviamo qui. Ragazzi, siamo bloccati per sempre. Ok, ce l'abbiamo fatta. Stiamo calmi, piano, via. No! No, vabbè. Film, è diventato un film. Siamo stati scaraventati contro il muro. E che potenza indescrivibile. Vabbè ragazzi, io non lo so. Ditemelo voi qua uno che cosa dovrebbe fare. No, non saprei proprio dire. Ah, ti ho fregato. No, no ragazzi, così no, però. Ce l'abbiamo fatta. Sempre se non mi colpisce qui. Se mi colpisce qui siamo spacciati. Ok. Ragazzi. Cioè, questi ultimi due livelli. Troppo. Per arrivare dove? Sotto la gonna. Sotto la sua gonna. Troppo, ragazzi.
Tra l'altro noi stiamo salendo, ma non so neanche dove sono i punti che dobbiamo colpire, punti vitali. Eccolo là uno, ottimo. Alla schiena. Via. Ci dobbiamo aggrappare alla mano per caso. Tipo così. Eh sì. Cos'è che vuoi, eh? E c'è un altro punto. Ragazzi, che cosa stava succedendo? Stavo per cadere, meno male. Via! No, no, ti prego. Non così, ti prego, non così. Non così. Dai, gioco, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. No, sì. Ragazzi. È assurdo questa cosa. Dai, super frustrante. Lui è lento, questo si muove e niente. Poi abbiamo davvero poco tempo. E la stamina sta terminando. Sta terminando la stamina, sbrigati, cosa devi fare? Non so dove siamo, ragazzi. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo, cosa dobbiamo fare? Non capisco. Tieni, te ne do un altro. Ah, ho capito. Guarda te. Guarda te. Aspetta un attimo, prima che inizi, che ti inizi a muovere come un pazzo. Sono qui, sì. Sì, sono arrivato. E mi dispiace, caro mio. No, no, io guardo tanto di quella stamina, ti puoi scuotere quanto tempo vuoi. Possiamo stare qui un quarto d'ora. Non di più. Non di più, ti prego. Ok, dai ragazzi, stiamo per terminare questa avventura finalmente. Ma so come si tiene questo ragazzo, come si tiene questo ragazzo. Stai un po' fermo che devi andare giù. Portiamo in alto questa spada. Carichiamo. Ma stai un attimo fermo. Carichiamo al massimo. Finita. Addio. Addio. L'ultima volta, le ultime ombre o l'ultima oscurità. Cavalli, però i cavalli ci sono. Signori, il finale di Shadow of the Colossus. Eccola lì, trovano la ragazza che ancora è morta però. Arrivano giusto in tempo, guarda, per l'esplosione dell'ultimo idolo. Che brutto che
Ah, si sono accorti adesso che c'era la ragazza lì? Questa è la prima volta che possiamo vedere cosa succede dopo l'ombra, dopo che l'oscurità prende il nostro Wonder. Sta pregando. Toh, siamo arrivati. Così, un pacco celere. Il corriere. La spada sacra. Raga, ma quelle sono corna? Non stiamo proprio benissimo, non abbiamo questa gran bella cera. Hai idea di ciò che hai fatto? Non solo hai rubato la spada e sconfinato in questa terra maledetta, hai usato anche l'incantesimo proibito. Per ridurti in tale stato. Sei solo stato usato. Estirpa la fonte del male. Osserva, egli è posseduto dalla morte. Allora, intanto, buongiorno. Ma sbrigati cosa? No, eh? Aia, la gamba. La gamba? Ragazzi, quello è la stessa oscurità che usciva dai colossi quando li colpivamo. No, eh? Non è dopo tutta sta strada. No, eh? No, eh. Ma dai! Ma bravo, così ci vuole ben altro che una spada e una freccia nella gamba per fermarci. Diglielo, diglielo, fatti sentire. Paura, eh? Ecco. Fate bene ad averne. Così. Siamo diventati anche noi un'ombra. No. Dai, che brutto. Quando cresciamo così a dismisura, un mantello, quante cose ci sono?
Tu hai diviso il nostro corpo in 16 parti, per un'eternità, per sigillare il nostro potere. Noi, Dormin, ci siamo risvegliati. È stato riportato in vita. Ragazzi, che figata! Abbiamo preso in prestito il corpo di questo guerriero. Guarda le ombre che si uniscono a noi. A noi, tra virgolette, in realtà. Poni un sigillo sul sacrario prima che sia troppo tardi. Ma sarà giocabile? Lo possiamo usare, guarda che possiamo attaccare. Bene così. No, Lasciate, attacca, fai qualcosa, bravo. Dov'è? Si guida malissimo questo coso però. Ragazzi, col triangolo cosa facciamo? Ah, il fuoco, facciamo così, verso l'alto. Dai, dobbiamo girarci, sono di lì. Sono di là, girati. Cos'è che stai colpendo? Oh, ragazzi, si guida davvero male. Peggio di agro si guida questa parte. Dai, inseguili. Guarda che scappano. Sputa il fuoco, fai qualcosa. Ok, sono riusciti a scappare, ragazzi. Perché questo Dormin qui si guidava davvero male. Era lentissimo e non faceva nulla. Cioè, c'era poco da fare. Vattene a essere il mondo così? Basta solo questo? Nessun rituale, niente di niente. Vattene, ok, e se ne va. Paura, scappi, eh? No, non mi prendi. Guarda, sta assorbendo praticamente tutto il buio e l'oscurità. Guarda che belli questi esercizi. Bravo, sbatti i piedi di più. È la telecamera che impazzisce nel frattempo. Il ponte viene distrutto. Speriamo che salta anche qualcuno di loro. No, vero? Sarebbe troppo bello. No, si è mossa. Eccola. Ah, almeno dopo aver distrutto 16 colossi, essere diventato Dormin ed essere risucchiato da una vasca d'acqua luminosa, almeno la ragazza è stata riportata in vita e l'obiettivo è stato raggiunto. Almeno quello. Sarebbe, uno si sveglia, ma dove sono? Come mai sono qui? È logico che abbia un po' di perplessità. Guarda, indistruttibile questo cavallo. Cioè, noi siamo andati, lui è caduto da un precipizio in un fiume ed è ancora vivo. Ha solo una zampa probabilmente rotta.
È indistruttibile il nostro agro. Se sopravvivrai, se sarà ancora possibile continuare a esistere in queste terre precluse, un giorno forse farai ammenda per ciò che hai fatto. Quindi c'è la possibilità che siamo ancora vivi? Dai. No, eh? No, eh? Ci siamo reincarnati. Siamo tornati bambini. C'era la terrazza panoramica sopra l'altare in pratica e noi niente, non ne sapevamo niente. Agro sì, non si sa come, ma Agro lo sapeva. Toh, guarda qua. Va bene ragazzi, e con quest'ultima scoperta noi ci lasciamo qui, terminiamo questa serie, come detto ci rivediamo nella video recensione, spero che vi siate divertiti, io mi l'ho apprezzato molto questo titolo, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale YouTube, questo è il primo animale che vediamo che non sia una lucertola o un pesce, sono contento. Iscrivetevi al mio canale e anche alle pagine social di Instagram, Facebook e Twitter. E che dire, ci rivediamo nei prossimi gameplay.